Sindaco Ugo Frascarelli, che cosa significa un momento come quello odierno per la storia di Finale Ligure? Ma io direi che è un momento importante, come ho appena detto ai ragazzi, quello che secondo me è importante, su cui è importante riflettere, è che fatti così gravi come quelli che sono accaduti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi parliamo poi dello sterminio di un intero popolo, di parte di un popolo, in campo di concentramento, è avvenuto anche a Finale, nel senso che poi quattro persone furono arrestate a Finale, furono trasportate in un primo momento in un campo di concentramento che c'era qua vicino, che non era un campo, era un albergo di concentramento, che era il Merello, a Spotorno, e da lì poi con i treni a Mauthausen, dove tre di loro morirono. E sono grato a Teo De Luigi, all'ANPI, all'ANET che mi hanno proposto questa iniziativa, a cui abbiamo subito detto di sì. Si tratta di queste pietre, sono state poste in numerose città d'Europa e lo scopo principale è proprio quello di far inciampare il cittadino, il turista, sui nomi di queste persone e costringerlo a riflettere su quello che è accaduto. La speranza è che poi questo possa aiutare le persone a... Quello che poi vorrei anche sottolineare è che cose drammatiche come quelle che sono avvenute all'epoca, ma che purtroppo stanno continuando ad avvenire nel mondo, poi sono fatte da uomini come noi, quindi non è che bisogna essere dei mostri o dei demoni per fare cose di questo tipo, è stato semplicemente di essere vittima di un sistema autoritario che costringe poi o comunque meno impone alle persone determinate cose. Io ritengo che l'aspetto più importante della memoria sia proprio questo, quello poi di costringere le persone a riflettere o portare le persone a riflettere sul grande dono che è un sistema democratico come quello in cui viviamo, con tutti i suoi difetti, con tutti i suoi limiti, è un sistema in cui le persone possono comunque pensare quello che vogliono, dire quello che vogliono, ma hanno la libertà anche di cambiare idea.